Presidente Abbado. Dove sei, Massimo? Hai cartelli? Noi siamo a Gazebo, sede nuova della Lega Nord di Padova, Piazza delle Erbe, e da stamattina che c'è aperta la raccolta firme per il referendum sull'indipendenza. Come sta andando? Sta andando bene, speriamo in un cambiamento e che la gente insomma capisca che bisogna cambiare. L'affluenza è buona? Sì, sì, c'è molta gente si presenta e quindi andiamo bene insomma. Tutto per questa? Tutto per questa? Lei qua firma per referendum, giusto? Sì. Veneto indipendente è l'unica speranza? Sì, senz'altro. L'unica soluzione per noi. Attendere sempre che si sistemano queste cose che proprio sono insopportabili. Questi minuti a Roma stanno insediandosi i sottosegretari, questo nuovo governo Renzi, ma le cose non cambiano. C'è il Salva Roma, domani ci sarà il Salva Napoli, Salva Sud, chi paga? Chi è che paga? Paghiamo sempre noi, va bene, però per me Roma è già finita, non esiste più. Cosa fai? Quello che vuoi. Volete fare adesso l'intervista? Magari sì. Benvenuto e un grande applauso per cominciare a Matteo Salvini, Matteo giusto, non il Matteo sbagliato. Lo ringraziamo perché oggi girerà tutto il Veneto e anche domani, quindi un segretario a tempo pieno. Ci sono, come diceva lui, più di 500 gazebi in giro per il Veneto e noi veneti vogliamo portare la nostra regione all'indipendenza e questo lo faremo con un segnale molto chiaro. Spingiamo tutti a firmare, tutti insieme dobbiamo firmare per arrivare al referendum per l'autodeterminazione del nostro popolo. Il nostro è un popolo che ha cultura, tradizione, lingua e questa ce la vogliamo tenere e cominceremo qui da Padova e qua questo è il secondo tema di oggi. Oggi inauguriamo questo punto elettorale, noi abbiamo anche quell'altra sede che conoscete tutti vicino al Viale Borgomagno, in vicolo Tiziano Aspetti. Questo è un punto elettorale che inauguriamo oggi con il nostro segretario federale ed è il vero inizio della nostra campagna elettorale per le amministrative, perché noi siamo qua per vincere a Padova, credeteci! E la Lega può cambiare questa città, solo la Lega può cambiare questa città. Io da stamattina che sono qua, ma anche ieri, cittadini padovani che non conoscevo, che entrano e ci chiedono un aiuto, ci chiedono una mano. Noi abbiamo la formula giusta per sconfiggere il degrado di questa città, del lavoro, non lavoro che ha fatto la coppiata Ivo Rossi Zanonato. Abbiamo cominciato con questi manifesti, questi cartelloni 6x3 per dire via gli spacciatori delinquenti dei giardinetti, via dalle strade padovane, noi la formula ce l'abbiamo e ci proponiamo i padovani. Io auspico, l'ho detto stamattina, l'abbiamo detto insieme al segretario, auspico che nei prossimi giorni il centrodestra converga sulla nostra proposta, io ci credo. Se sarà così noi a Padova potremo vincere, se non sarà così noi andremo avanti, possiamo vincere, andare al ballottaggio lo stesso, perché solo noi abbiamo la ricetta giusta per questa città, che sia chiaro,
Grazie a tutti, grazie ai militanti, grazie a tutti quelli che lavorano. Tutti quelli che lavorano, il militante ignoto, non noi che siamo qua davanti, che siamo davanti alle TV e telegiornali, al militante che sta là in fondo, che dà i volantini in mezzo alla gente. Noi siamo qua per loro, per i padovani e per i militanti che lavorano per la Lega e per la città. Grazie a tutti e la parola al nostro grande segretario Matteo Salvini, il segretario che sta in mezzo alla gente, va bene? Sta in mezzo, non i salotti romani, lui sta sempre in mezzo alla gente che ha bisogno di lui e di noi. Grazie. Grazie Massimo. Evidentemente però porto sfiga perché piove sempre quando vengo a Padova, non so, dobbiamo, la prossima volta non lo preannuncio, mi chiamate, c'è il sole e arrivo, così almeno evita. Però va bene perché ci costringe, vi costringerà a rifare un'altra gazebata nel mese di aprile evidentemente. Io sono stato prima a Bassano del Grappa, dove in poco meno di 3 ore ha raccolto più di 400 firme, quindi vedete un po' voi che voglia c'è. Non solo leghisti, perché l'indipendenza del Veneto dovrebbe stare a cuore a tutti, a destra, a sinistra, sopra e sotto, quindi la scommessa della Lega è di fare da apripista e poi che tutti permettano ai veneti di esprimersi. Qualche giornalista mi ha chiesto prima a Vicenza, ma non è un ritorno al passato, no, è ritorno al futuro, l'indipendenza è il futuro, Barcellona voterà per l'indipendenza, la Scozia voterà per l'indipendenza, quello che sta succedendo in Ucraina si potrà risolvere solo se le due Ucraine che a forza sono state fatte convivere, l'Ucraina dell'Est e l'Ucraina dell'Ovest, potranno andare ognuno per la sua strada, quindi tenere insieme popoli che non possono e non vogliono stare insieme alla lunga ti porta alla guerra, quindi il futuro, la via del futuro è quella dell'indipendenza. Per me è già un successo ancora prima di cominciare, perché quale altra forza sindacale, politica, sportiva, culturale riesce a mettere in piazza in 2 giorni in Veneto 549 gazebo? Mi hanno detto che la macchina della Lega in Veneto faticava, litigava, era un po' spenta, alla faccia, 549 gazebo è una roba che ci invidiano tutti quanti. Quindi in bocca al lupo, grazie, queste firme daranno forza a tutta la Lega e a tutti gli indipendentisti veri. Gli indipendentisti veri non hanno gelosie, non si guardano in cagnesco, non si dividono in 15 correnti o sottocorrenti, combattono per l'indipendenza, ognuno mantenendo le sue idee, le sue diversità, però l'obiettivo è comune e il nemico è comune. Quindi mi auguro che questo sia ben chiaro a tutti. Queste firme spero diano forza a Luca Zaia e alla Lega in consiglio regionale in Veneto e sveglino anche quei consiglieri regionali di destra o di sinistra che ragionano da romani più che da veneti e quindi e poi votano il Salva Roma a Roma e fanno i veneti in Veneto, però o delle due l'una, o aiuti il Veneto o salvi Roma, non è che possono stare insieme le cose. Detto questo, l'appuntamento, io tornerò ovviamente in campagna elettorale a Padova a sostenere il candidato sindaco di tutto il centrodestra che non potrà che essere Massimo Bitonci, perché so che anche Forza Italia e gli altri, la sinistra a Padova di danni ne ha fatti già abbastanza e quindi penso che i padovani si debba riprendere la loro città, le chiavi della loro città, con un centrodestra compatto, unito, che guarda al futuro con proposte concrete, intelligenti e un candidato sindaco credibile. Quindi ci tornerò, iniziamo, mancano 80 giorni a elezioni amministrative ed europee, che non saranno semplici elezioni ma saranno un referendum sulla vita o sulla morte di una civiltà, quindi mi raccomando, perché c'è bisogno di tutti, fino all'ultima energia, l'aria è buona, la gente ci ferma per strada per chiederci informazioni, per chiederci volantini, le televisioni ci ospiteranno sempre di meno, i giornali parleranno sempre meno di noi, tranne tutti i giornalisti, i colleghi qua presenti, i grandi giornaloni ci oscureranno, perché hanno paura, perché sanno che la gente inizia a capire, inizia a darci ragione, e quindi meno parleranno di noi in televisione e sui giornali, più dovremo aver forza noi per andare in mezzo alla strada, in maniera educata, sorridente, intelligente, propositiva, non abbiamo paura di niente, di nessuno, e quindi sono orgoglioso di far parte di una comunità in cammino che si è messa a correre. Dopo Padova sarò a Treviso, poi a Caorle, domani Belluno, Verona, alle 18 inauguriamo la sede della Lega Nord a Bolzano, per dirvi come stiamo crescendo ovunque,
c'è tanta gente che anche al centro e al sud ci chiede materiale, ci chiede documenti, ci chiede informazioni. Noi faremo un incontro sull'euro anche a Roma il 10 di maggio per andare proprio nella tana del lupo, anzi della lupa, a spiegare come si esce da questo problema. Quindi penso che ci aspettino 3 mesi entusiasmanti, di fatica, di corsa. Il 23 siamo a Padova con il Basta Euro Tour, quindi l'invito non è solo ai leghisti ma a tutti quelli che con l'euro ci stanno rimettendo la pelle, quindi artigiani, partite IVA, commercianti, piccoli imprenditori, esodati, disoccupati. Questo euro sta massacrando tutto quello che non parla tedesco. Il giornalista prima ha chiesto un commento al governo Renzi, non è il governo Renzi, è il governo Merkel. Sì, si scrive Renzi, si legge Merkel, perché poi quello che fa Renzi lo decidono a Berlino, lo decidono a Bruxelles. E noi non abbiamo bisogno di essere schiavi né di Roma né di Bruxelles. Grazie, in bocca al lupo, viva Padova, viva la Lega e viva il Veneto che torna a correre. Troverà l'accordo, vedremo di trovarlo in un'altra sede, ma io sono fiducioso. Grazie. Allora, deputato Lorenzo Fontana, questo tour in Veneto nella raccolta firme per il referendum d'indipendenza. Siamo qua a Padova, che sensazione ha avuto in questo giro del primo giorno, dei 2 giorni di raccolta firme? Beh, diciamo che sta andando molto bene, c'è una grossa affluenza nonostante la pioggia e il gazebo, tantissime persone vengono a firmare, è una Lega che anche in Veneto si è rimessa in moto e sembra di essere un po' tornati a 15 anni fa, ai tempi dell'indipendenza, 96-97, insomma, visto l'entusiasmo veramente incredibile. E sinceramente non me l'aspettavo neppure io, perché sapevo che ci sarebbero state tante persone che sarebbero volute a firmare, ma così tante in luoghi anche non prettamente leghisti è sicuramente una cosa positiva. E quindi insomma speriamo che adesso ci sia un proseguo di questo entusiasmo anche nella giornata di questa sera e di domani, e poi vedremo il risultato finale che sicuramente sarà ottimo. Quindi nel frattempo che qui si raccolgono firme per l'indipendenza, a Roma intanto si sta formando questo governo, i sottosegretari, solito circo che non porta a niente, anzi forse sempre a quelle cose, aumento di tasse, sprechi che vengono sempre sanati come Salva Roma e poi Salva Napoli, via. Ma guardate, di un governo ormai bisogna guardare in principal modo chi è il ministro degli esteri e chi è il ministro dell'economia. Allora, come ministro degli esteri abbiamo una persona che è, da quello che mi dicono, assolutamente non competente. Come ministro dell'economia abbiamo una persona che è stato direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, ha lavorato per la BCE, ha lavorato per la Commissione Europea e in particolar modo ha seguito i casi della Grecia e dell'Argentina. Quindi sicuramente non è una persona che porta molto bene e sicuramente ci fa pensare che purtroppo sarà in continuità con Monti, col governo Monti e col governo Letta, quindi saranno lacrime e sangue per i nostri portafogli e quindi sarà un governo che purtroppo sicuramente creerà altri ulteriori problemi alle tasche dei cittadini, in particolar modo di quelli veneti. Parliamo appunto di Europa, visto che lei è anche eurodeputato e insieme alla raccolta di firme per l'indipendenza anche lei il no euro che sta per partire, prossimamente appunto ci saranno le elezioni europee. Insomma, è veramente una battaglia dentro o fuori, vita o morte? È una battaglia fra il mondialismo e le identità. Noi rappresentiamo le identità. Il mondialismo vuole il governo unico, il mondialismo vuole la finanza, il mondialismo tutela le banche e soprattutto vuole che le persone non siano più persone ma siano essenzialmente dei consumatori. Quindi è ovviamente l'euro fa parte di questo percorso per avere un governo unico, una moneta unica, per renderci tutti uguali. Noi invece elogiamo le diversità. Vogliamo che le persone possano rimanere specifiche, che ci siano le varie specificità e soprattutto che si possano difendere i prodotti locali, le tradizioni e le identità locali. Massimo Bitonci, oggi abbiamo Salvini qua a Padova per la raccolta firma per il referendum sull'indipendenza, sta andando molto bene. Ma benissimo, noi dall'inizio della mattinata abbiamo già raccolto 500 adesioni, 500 firme. Io penso un'iniziativa veramente importante, non oso pensare quanti siano poi a livello veneto. Giove Pluvio non ci ha dato una mano purtroppo, però nonostante questo sono tante firme, abbiamo tutta oggi pomeriggio e tutta domani, quindi io penso che supereremo ampiamente il migliaio di firme, le 2-3 mila firme.
Massimo, lei è stato anche a Roma e tanti anni la Lega ha provato a cambiare qualcosa, l'unica soluzione ormai è l'indipendenza? Ma soprattutto qui in Veneto, dove i veneti, sia per storia, per tradizione, per cultura, anche per lingua, perché ricordo a chi ci ascolta che noi tra di noi parliamo a tutti i livelli il veneto, quindi è una questione anche di carattere anche culturale, non solamente legata, come si diceva prima, come ha detto il nostro segretario, ai 20 miliardi che dopo non tornano indietro. Non è solo una questione di schei, come si dice in Veneto, no? Perché dicono sempre, i veneti pensano sempre ai schei, ma non è una questione di schei, è questione di cultura, tradizione, e noi vogliamo portare avanti questa proposta, che non è una proposta di autonomia spinta, l'indipendenza è una cosa diversa, completamente diversa. Noi siamo per l'indipendenza come la Scozia, come la Catalogna e come i paesi baschi. Noi, il nostro progetto è quello di una autonomia completa. Senta, lei prossimamente sarà anche candidato per la comune di Padova, quindi porta il suo buon governo, il suo stile che è rimasto celebre di Cittadella anche qui a Padova. Ma io sono nato a Padova, ho studiato qui, ho lavorato qui, ho fatto il sindaco a Cittadella, risiedo a Cittadella, mi sento anche padovano, tutti lo sapevano, nel senso che io comunque la mia famiglia è originaria di qua, sono metà cittadellese e metà padovano. Ho fatto per la mia metà il sindaco di Cittadella, voglio fare per l'altra metà il sindaco di Padova. Portando appunto lo stile che è contraddistinto a Cittadella. Ma il tema della sicurezza è al primo posto, cioè chi mi conosce sa benissimo che non ci sono mediazioni su questo campo. Io ho rischiato personalmente, recentemente sono stato anche accusato e ho avuto un avviso di garanzia per aver negato la residenza a un prete che era stato accusato in America di pedopornografia, l'ho rischiato sulla mia pelle, dopo alla fine sono stato prosciolto, però un sindaco deve prendersi delle responsabilità, io sono qua per prendere le responsabilità anche per i padovani.